Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Per il mese di giugno ho in mente di fare una sorta di get to know me, perché giugno è il mese in cui il canale compie gli anni. Quest'anno sono due e io ancora non ci credo. In particolar modo faccio questi video perché così chi è nuovo, magari chi si è perso i vecchi video, può conoscermi un po' meglio, può conoscere meglio i miei gusti. In particolar modo in questo video vi farò un elenco e vi spiegherò anche brevemente i miei film preferiti. So che questo video l'avevo già fatto in precedenza, ve lo linko su nelle schede. Per questo motivo io voglio fare una precisazione: i film che avevo già citato nel video precedente sono comunque i miei film preferiti, non sono stati sostituiti da nessun altro film, anzi si sono aggiunti altri film. Vi posso citare qualche film che avevo già citato, per esempio la saga di Harry Potter, i Pirati dei Caraibi o Le Cronache di Narnia. Ce ne sono davvero tanti. Upside Down, ce ne sono tanti, perché sono film del mio cuore, sono film del mio cuore, serie più che altro, che mi hanno accompagnato per tutta la mia infanzia, giovinezza, adolescenza, ecco, e sempre mi accompagneranno, sempre rimarranno film del mio cuore. Questi film, come ho detto all'inizio, non possono essere sostituiti. E da niente, da nessun altro film. Naturalmente ci sono tantissimi altri film che io adoro, Titanic, Edward Mani di Forbici, La fabbrica di cioccolato, però questo ovviamente è un altro discorso, non rientrano nei miei preferiti, nella mia top dei preferiti, nonostante io li adori. Infatti in questo video vi voglio spiegare qualche film nuovo, diciamo, che nessuno ha mai sentito parlare sul mio canale, perché sono molto famosi questi film, però io che non avevo mai visto, tranne uno che forse non so quanto sia famoso, che ho visto proprio oggi e devo dire che rientra perfettamente nella lista. Ma partiamo subito con i film che sono entrati in questa top, che nessuno ha mai sentito parlare prima d'ora di questi film sul mio canale. Infatti il primo è Fight Club. Quando mai ho parlato di Fight Club sul mio canale? Mai, perché è la prima volta che lo vedo e devo dire che ho fatto male a non vederlo prima. E secondo me dovete anche voi pentirvi di non vederlo, perché, cioè, Fight Club è tipo un grippo totale. A parte che c'è Brad Pitt, quindi cioè, dovrebbe essere un motivo per cui guardare Fight Club. Ed era pure giovane, quindi ancora meglio. Però la parte più bella è che è un film tipo troppo in gro. A parte che ci sono tipo un miliardo di colpi di scena, cioè, è un film che ti tiene collato alla televisione, cioè io lo amo, basta. E poi è troppo ingrippato, cioè si scopre a metà una cosa che tipo che, perché, e poi alla fine e poi alla fine si uniscono tutti i puntini. Io tipo, vabbè, non ho parole. Dovete vederlo per capire il mio disagio. Non disagio in senso positivo, naturalmente. E questo film l'ho citato anche ovviamente nei film di Brad Pitt che ho visto durante la quarantena. E anche lì ne parlavo bene. Naturalmente posso sempre parlare bene di Fight Club, e ogni tanto mi sa che già devo partire con i rewatch, perché devo capire bene che cosa è successo, perché devo ancora metabolizzare il tutto, devo ancora metabolizzare il Fight Club. Però passiamo avanti con una trilogia di film, ossia Il Padrino. Grazie al Padrino ho scoperto il mio amore per Al Pacino. Allora, io ovviamente conoscevo Al Pacino prima e ho visto qualche suo film, tra cui io ultimamente anche The Irishman, che è su Netflix, però grazie al Padrino che io ho scoperto di amare Al Pacino. Credo ci siano parole per descrivere questo film, questi film. Allora, io ho visto qualche altro film di Al Pacino e non sono alla pari del Padrino. Non so se ci ha vinto l'Oscar. Credo che un Oscar l'abbia vinto Al Pacino per Il Padrino, però comunque è stato candidato all'Oscar, diciamo, 2 o 3 volte grazie al Padrino, e una l'ha vinto, ecco, se non ricordo male. Però credo che farò un video
proprio sul Padrino per spiegarvi meglio. Volevo citarvi un altro film molto molto leggero che ho visto appunto ultimamente, che però mi è entrato nel cuore e non credo che uscirà molto presto da questa lista. E sto parlando di What's Your Number? Racconta la vita di questa ragazza che è stata con 19 ragazzi a letto e vuole, diciamo, cercare il suo amore tra i suoi ex, tra quelli con cui è stata a letto. E lei in realtà mira già a uno di questi, che uno è il primo, quello più importante, il più bello, il più ricco e famoso, e si fa aiutare dal suo vicino di casa, che in realtà anche lui è un po' donnaiolo, con un sacco di ragazze, però alla fine non è come vorrebbe lei, cioè non finisce come vorrebbe apparentemente lei, ma come vorrebbe veramente che finisse. Sono stata felice di questa fine perché è finita come avrei voluto io, quindi E niente, è un film molto leggero che fa anche ridere, però è sempre carino, cioè è carinissimo questo film. Io non credo di eliminarlo da questa lista molto presto, non verrà sostituito molto presto, non lo so, però se ci rimarrà, però al momento mi sentivo di citarvelo. È su Amazon Prime, non so per quanto tempo rimarrà disponibile dal momento in cui l'ho visto e pubblicherò questo video, però comunque credo che lo troviate comunque, non sta passando molto tempo da che ho visto questo film e il momento in cui sto pubblicando questo video. Un altro film che volevo citarvi, che ho rivisto di recente e che forse non so se ve l'ho mai citato, perché è stato nascosto dentro di me e io tipo ho rivisto ultimamente, che è Notte Brava Las Vegas, un altro film molto leggero, molto divertente, ma comunque molto 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 bello. Racconta della vita di una ragazza che si ritrova a sposare un ragazzo a Las Vegas e si ritrovano ricchi insieme perché ovviamente sono sposati. Però non si amano perché non si conoscono, quindi litigano per questi soldi, cercano di restare insieme per i soldi, però non ce la fanno, divorziano. Però alla fine, per il bene di tutti, soprattutto per il mio bene, tutto si risolve. Concludiamo così senza dire niente. E io vi consiglio di vederlo perché è simpaticissimo, così come What's Your Number. Credo che passerete un buon pomeriggio guardando questi due film, o uno o l'altro, comunque vi piaceranno, vi faranno divertire, vi faranno passare un paio d'ore così spensieratezza. Bene, questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri film preferiti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!